Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa post partita di mister Stefano Bellinzaghi di Codogno Pavia 2-2. Iniziamo con le domande, prego Enrico Venni per la provincia pavese. Mister, un primo tempo in cui il Pavia ha, diciamo, commesso degli errori su cui è stato colpito dal Codogno sui due gol, no? E poi ha trovato un bel gol di Dugura che ha un'esecuzione perfetta e una gran bella rete. Sì, sì, un primo tempo al di sotto di quello che dobbiamo essere, sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista della qualità. Secondo tempo abbiamo fatto vedere invece una buona reazione, e la buona reazione l'hanno avuto gli stessi ragazzi che nel primo tempo sono stati al di sotto delle loro possibilità, quindi è bene riproporre la versione del secondo tempo più spesso e tenere ben presente quanto fosse insufficiente invece il primo tempo. Ecco, come te lo spieghi questo primo tempo? Un po' merito degli avversari o anche demerito del Pavia? Tutte e due le cose, gli avversari sono stati bravi e noi abbiamo i nostri demeriti. Le prime partite ufficiali sono sempre un po' strane a tutti i livelli, in tutti i campionati, quindi è una cosa che dobbiamo digerire ma che dobbiamo tenere ben presente. Sostanzialmente alla fine il 2-2 è un risultato giusto, no? Ma forse perché in rimonta il 2-2 è un risultato giusto. Noi abbiamo creato le condizioni per vincerla e non ci siamo riusciti. È vero che loro hanno avuto un contropiede per poterla chiudere a metà secondo tempo, perché bisogna anche dar merito alla loro squadra che si sono chiusi bene e hanno cercato di ripartire. Nel secondo tempo hanno prodotto veramente poco e noi abbiamo avuto talmente tanto, però in queste partite qua ne basta una, e quindi in quella situazione lì siamo stati bravi e fortunati a non prendere le gol, siamo stati bravi a rimontarla e purtroppo è mancato la zampata finale. Ecco mister, concludo io, prima uscita stagionale ufficiale questa sera, cosa salviamo e su cosa invece c'è da lavorare in settimana? Sicuramente la reazione è stata di buon livello, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista emotivo, sia per l'apporto che hanno dato i giocatori della panchina. E questo va tenuto in considerazione. Le cose da correggere sono l'atteggiamento troppo passivo del primo tempo che ha consentito al Codogno di fare una partita tutto sommato troppo semplice e troppo poco sofferta nel primo tempo. Ecco mister, ultima domanda, un Pavia che si sta rivelando pericoloso sui calci piazzati, state lavorando molto, no, su questo aspetto durante gli allenamenti settimanali? Ma noi lavoriamo su tutto, poi alcune cose emergono prima e alcune cose emergeranno tra un po', bisogna continuare a lavorare in tutte le direzioni e ripeto, produrre sforzi come quello che avevamo prodotto nel secondo tempo per fare andare in campo durante le partite ufficiali tutta la mole di lavoro che facciamo in allenamento. Grazie, buona serata a tutti.